Le cose brutte, un grande aiuto dall'alto. Beh, non so se hai mai sentito quel detto che dice non tutto il male viene per nuocere. In realtà, mi è venuto in mente adesso questo detto. Riassume molto bene tutta una serie di concetti connessi alla spiritualità. Giusto poc'anzi, una persona che conosco, che è entrata in contatto con noi, col progetto Divine Connection, ha scritto: sì, ma tutte le brutture che accadono nel mondo, come me le spieghi? Perché l'essere umano continua a fare tutta una serie di cose negative su questo pianeta? Indipendentemente dalla tematica, che è semplicemente una storia, una delle tante tematiche che possiamo andare ad affrontare connesse alle brutture del mondo, quello che ti posso dire è che non tutto il male viene per nuocere, nel senso che, certo, noi abbiamo sempre due livelli a cui fa riferimento per analizzare le situazioni. Se noi vediamo la stessa situazione, la possiamo vedere da due punti di vista, ossia il primo è l'aspetto mentale, il livello mentale. Dal livello mentale, le brutture sono brutture, ci fanno provare tutta una serie di emozioni, rabbia, sensazione di ingiustizia, eccetera, eccetera. Ma se noi guardiamo la stessa identica situazione da un punto di vista diverso, spirituale, allora, a quel punto lì non saremo tanto nella sensazione di ingiustizia, ma saremo piuttosto aperti a comprendere perché stanno arrivando delle cose nella nostra vita o nella vita dell'essere umano in generale. Ogni cosa deve essere sempre collegata a quello che è lo scopo di noi esseri umani. La maggior parte delle persone pensa di essere qui per vivere una vita bella, tranquilla, dove tutto va bene, dove tutto si svolge secondo i piani. Ma non è sicuramente l'intento delle nostre parti spirituali questo. Quindi, se tu ovviamente valuti dal punto di vista delle tue aspettative la vita che stai vivendo e tutte quelle situazioni che magari ti allontanano dal modo in cui vorresti vivere, beh, sicuramente non le valuterai come situazioni positive, come esperienze positive, e le vivrai proprio come dei disturbi, disturbi della tua quiete, disturbi da quell'angolino sul divano che stai occupando cercando di vivere una vita tranquilla dove tutto ti fa sentire al sicuro. Ma tu non sei qui per questo, tu sei qui per splendere, tu sei qui per tirare fuori quello che sei, tu sei qui per crescere, per manifestare la tua divinità qui sulla terra. E tieni conto che quando io parlo di spiritualità, parlo di qualcosa di molto molto concreto, non sto parlando di volare con gli angeli. Certo, il fatto di meditare, di connetterti all'invisibile, a tutta una serie di situazioni, l'ascolto di sé, è qualcosa di reale, di utile, ma è uno strumento funzionale al tuo cammino spirituale, che è la vita che vivi qui sulla terra. In questo momento tu hai scelto di essere qui per fare delle esperienze, per crescere, per evolvere, per tirar fuori il meglio che puoi essere, per vedere come riesci ad essere quel divino che sei in un'altra situazione, in un'altra dimensione. Qui è facile essere divino, c'è solo amore lì, grazie al cavolo. Ma qui che ti trovi ad affrontare tutta una serie di situazioni disfunzionali, scomode, fastidiose, sfidanti, dove sembri circondato tutt'altro che dall'amore, ma dal terrore, dalla paura, vivi con paura e accadono tutta una serie di situazioni che comunque ti portano continuamente fuori dal tuo equilibrio. E beh, lì provare amore è un'altra cosa. Quindi, com'è che tu puoi evolvere riuscendo ad arrivare a provare amore? E non ti sto parlando del santone vestito di bianco con la mala appesa al collo che fa finta di essere un santone. Ti sto parlando semplicemente di riuscire a comprendere, ad accogliere e a vedere le cose da un altro livello. Ti posso fare degli esempi? Ce ne sono tantissimi che potrei farti. Alcuni te li ho già fatti in altri video, come il video in cui ti parlo di quella volta che un buco in una gomma prima di un viaggio mi ha salvato la vita. Ok? Ma questo è solo un esempio. Tutto quello che accade ha sempre un significato. Io ti faccio il mio esempio di questo periodo nella vita. Io, ad esempio, sto vivendo con tutto il progetto Divine Connection una grande trasformazione. È una trasformazione che è già un po' che è in movimento. Devo dirti che ho sentito un grande passaggio a cavallo del DC Live, del Divine Connection Live che abbiamo fatto a novembre del 2023, e
E lì si è mosso un sacco di roba. Io mentre preparavo il live ho sentito tutta una serie di informazioni. È come se si fosse aperta una porta, ma questa porta, diciamo che è arrivata come un'illuminazione. Nello stesso tempo, metterla in pratica, ti assicuro che non è una cosa semplice. Durante il DC Live mi è arrivato chiarissimo che io sono qui proprio per aiutare le persone che hanno un compito particolare, perché io da quando ero bambina so che il mio compito è connesso all'aiutare il mondo a risvegliarsi. Una cosa del genere. Non sono esattamente le parole che mi sono arrivate quando ero piccola. Quando ero piccola mi era arrivato addirittura sono qui per salvare il mondo, ok? Non mi piace tanto questa parola, quindi non la utilizzo adesso come adesso. E aiutare il mondo a risvegliarsi può voler dire tutto e niente, ma in quell'occasione lì è proprio arrivato che io ho il compito di aiutare altre persone che hanno il compito di aiutare l'umanità a risvegliarsi, a trovare il proprio cammino, perché queste sono le persone che cambieranno il mondo. Quindi, ok, bellissimo, è stata una cosa molto emozionante ricevere questa informazione, scoprire questa cosa. Ma poi, come lo metti in pratica a livello concreto, a livello pratico? Quindi io ti dico che sto facendo un sacco di cose, nello stesso tempo sento come se ci fosse un blocco tutto attorno a me. Infatti, se mi vedi, io pubblico pochissimo sui social, faccio proprio veramente pochissimo. Perché? Perché comunque mi sto calibrando. Ho anche rallentato tutta una serie di attività connesse al progetto Divine Connection. Perché questo? Perché sento che devo essere concentrata sull'ascolto. E devo fare le cose così come arrivano. Tu dirai: sì, ma io ti conosco da tanto tempo, tu hai sempre ascoltato i messaggi, eccetera, eccetera, per fare le cose che fai. Sì, ma questa è una fase delicata. È una fase potente. Infatti, ti dico: anche la scuola, stiamo creando la scuola per Divine Connector, e anche questa io sto procedendo con i piedi di piombo. Siamo in ritardo di un mese? Sì, assolutamente sì. Ma sai, io non faccio le cose giusto per farle, faccio le cose come vanno fatte. Anche se questo può essere magari diverso da quello che mi aspettavo, diverso da quello che magari si aspettano i miei allievi, ma deve essere la cosa giusta. Quindi anche i rallentamenti che io sto vivendo, che possono essere uno degli esempi che ti posso fare, come tutta una serie di cose che accadono magari nella tua vita, in questo momento, che possono sembrare qualcosa di negativo, qualcosa di scomodo, qualcosa che non ti aspettavi, qualcosa che ti porta magari in una direzione diversa da quella che vorresti prendere. Ma hanno sempre un senso. Hanno un senso perché non tutto il male viene per nuocere. E ovviamente questo non è un invito alla pigrizia, anzi, io non amo la pigrizia, siamo esseri umani, quindi abbiamo una nostra parte pigra. Ma sai a cos'è connessa la pigrizia? La pigrizia è connessa alla confusione, ossia non sapere cosa fare, non sapere come farlo, al non avere un grande perché, quindi non ho qualcosa che mi motiva profondamente, mi sono dato degli obiettivi, ma alla fine questi obiettivi non sono così correlati a chi sono io, a ciò che è importante per me. La pigrizia è anche connessa alla paura. Alla paura di sbagliare, del giudizio, che le cose non vadano bene. Quindi anche il perfezionismo è qualcosa che ti fa a volte essere pigro. Pigro magari nel consegnare, perché tu magari stai lavorando da lungo tempo su una cosa, ma alla fine non fai quel passaggio. Lo possiamo correlare alla pigrizia in qualche modo. Al posto che accusarti e continuare ad alimentare i sensi di colpa, che forse ne hai già tanti alle spalle, perché non valuti queste tre cose, questi tre spunti che ho provato a darti? Perché a volte noi esseri umani siamo condizionati così tanto da quello che ci viene insegnato dall'esterno, la performance, devi correre, devi fare, devi produrre, devi fare tutta una serie di cose. Ma se fai le cose sbagliate, a cosa ti serve? Meglio che ti ascolti, fermo, per un istante. Senti che cosa è giusto per te. Ad esempio, se ti stai bloccando in qualche modo, ti fermi, ti ascolti, valuti se una di queste tre cose che ti ho detto ti sono d'aiuto per comprendere il motivo per cui magari ti sei bloccato. E la prossima volta che ti troverai di fronte a qualcosa che ti sembra non potenziante,
a qualcosa che ti sembra negativo nella tua vita, qualcosa che è arrivato come un'interruzione, come un evento sfidante, piuttosto che lamentarti, piuttosto che fustigarti per quello che è accaduto, piuttosto che vivere con tristezza quello che ti sta accadendo, fatti le domande giuste, poniti le giuste domande. Come io insegno sempre questa cosa ai miei allievi perché è qualcosa che ti cambia completamente la vita, la visione della vita, come tu interpreti tutto quello che accade. Quindi ascoltati, vedi un attimino, senti un attimino che cosa sta provando a dirti l'esistenza attraverso le cose che stanno accadendo. Scoprirai che la vita, anche quando a volte agisce in modi veramente duri, soprattutto quando ci impediamo di fare le trasformazioni che ci vengono chieste, in realtà sta sempre cercando di fare qualcosa per il tuo bene supremo, perché tu possa diventare la persona migliore che puoi essere e finalmente perché tu possa darti il permesso di brillare e di splendere. Ti mando un abbraccio e al prossimo video. Ciao!